Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. O Signore, vieni presto il mio aiuto. Ci introduce alla preghiera dei misteri gloriosi la storia di Sergej Kurdakov, che io definirei un poliziotto ateo catturato da Gesù risorto. Chi era questo poliziotto? Nacque il 1 marzo 1951 a Novosibirsk, in Siberia, e rimase orfano dai genitori all'età di 4 anni e mezzo. La storia della sua famiglia è un'autentica tragedia. I nonni paterni morirono di stenti perché si ribellarono al programma di collettivizzazione portato avanti da Stalin nel 1928. Il padre fu fucilato nel 1955, quando Khrushchev andò al potere, e decise una larga epurazione dei collaboratori di Stalin. La madre morì di crepacuore pochi mesi dopo la morte del marito. Sergej rimase solo. Alcune famiglie amiche dei genitori si presero cura di lui fino all'età di 6 anni e poi, come tanti altri orfani, fu indirizzato ad un collegio di Stato. Fino all'età di 9 anni rimase nel collegio numero 1 a Novosibirsk. Fu un periodo duro, senza affetto, senza il calore di autentiche relazioni umane. Sergej ne soffrì tantissimo. All'età di 9 anni fu trasferito in un altro collegio di Stato, a Verkirmen, una cittadina che sorge sulle acque del fiume Imen, a 65 km da Novosibirsk. Il collegio, dopo un po' di tempo, pensate, fu chiuso perché i ragazzi indisciplinati e violenti terrorizzavano la popolazione. Sergej allora viene destinato al collegio di Barisevo. A Barisevo scoprì anche che i suoi educatori avevano orrore del nome di Dio. E ogni mattina iniziavano le lezioni così: buongiorno ragazzi, ricordatevi che Dio non esiste. Sergej intanto venne a sapere che non tutti i ragazzi ospiti del collegio erano orfani. Circa un terzo di loro era stato sottratto ai genitori, ancora viventi, ed era stato inviato forzatamente a Barisevo. Perché? Racconta Sergej. Quando venni a sapere, mi sbalordì. Alcuni si trovavano lì perché le loro madri erano prostitute, o i loro padri erano alcolizzati, oppure perché i loro genitori credevano in Dio. Questo era un reato gravissimo. In questo collegio conosce un ragazzo credente, e un giorno gli chiede: «Oh, senti un po', mi hanno detto che tu sei un credente e vai in giro parlando di Dio, è vero?» Si balbettò quel ragazzo: «Io sono credente». «Tu sei credente?» Io ero molto incuriosito. Non avevo mai visto da vicino un credente. Per me era come chiedere a qualcuno se veniva da Marte o dalla Luna. Passa del tempo. Nel 1966, quando aveva ancora 15 anni, per la sua straordinaria capacità, Sergej è nominato capo della Lega Giovanile Comunista. Era un incarico importante. Nel maggio del 69 è contattato da Ivan Azarov, maggiore del KGB, polizia segreta della Kamchatka, e gli viene offerto l'incarico di diventare capo di un gruppo speciale di polizia che avrebbe operato come una branca segreta della polizia di Petropavlovsk. Era un branco per cercare di catturare i credenti. Sergej organizzò subito il suo gruppo e si mise subito all'azione per cercare, per scovare i credenti. Ebbene, cosa accade? Nel 1969 questo gruppo speciale si mise al lavoro. All'inizio si trattò di incursioni in qualche saletta nel retro bar, dove alcuni credenti segretamente si radunavano per pregare, oppure assalti in case isolate, dei quartieri di periferia, dove alcune persone si ritrovavano per leggere la Bibbia o per trascrivere alcune preghiere, per trasmettere ad altri le parole della Bibbia. Erano povere e umili persone che improvvisamente erano aggredite da un branco di lupi che le lasciavano piene di lividi e con il volto sanguinante. Ma queste persone non si fermavano, perché la fede nelle persecuzioni si rafforza. Arriviamo a 1970. Un incontro sta per folgorare Sergej e gli apre gli occhi sul mistero affascinante della fede di Cristo. E strumento
di salvezza fu una ragazza, di nome Natasha. Tutto si svolge come sempre. A Sergei viene comunicata un'ennesima operazione di polizia, in una casa dove si sarebbero riuniti alcuni credenti per pregare. Sergei organizza il suo famigerato gruppo di assalto e si dirigono, sul far della notte, verso un'abitazione segnalata in via Okhanskaya 66. Riferisce Sergei. Presi la rincorsa e diedi una spallata alla porta, che si aprì. All'interno c'erano 15 persone spaventate, che stavano pregando e cantando in ginocchio, ci guardarono sbigottite. Si resero conto di quello che stava accadendo e sui loro visi si poteva leggere una grande paura. Alcuni continuarono a pregare e 3 o 4 continuarono a cantare senza perdere una nota. «Questa gente è davvero incredibile!» esclamai. Ammiravo il loro coraggio, ma allo stesso tempo ero preso da una feroce rabbia nei loro confronti e gridai: «Ma che state facendo?» «Preghiamo», rispose uno. «Ma chi pregate?» «Dio preghiamo». «Ma non esiste, siete pazzi, non lo sapete? Pregate nel vuoto, dov'è il vostro Dio in questo momento?» A un certo punto, Victor, uno degli uomini più violenti del gruppo di Sergei, nota una bellissima ragazza che stava cercando di fuggire in un'altra stanza, raggiunge e la colpisce violentemente. Sergei, che assiste alla scena, resta affascinato dalla bellezza di quella ragazza e chiede la sua carta d'identità. Si chiamava Natasha Zanova. 3 giorni dopo, un altro assalto, in un altro gruppo, in un'altra casa. La sorpresa. Natasha era ancora lì. Dopo pochissimi giorni, era lì a pregare e a rischiare. Sergei sequestrò alcuni fogli scritti a mano. Erano pagine di Vangelo. Lesse quelle pagine e rimase colpito, perché era la prima volta che leggeva il Vangelo. E giustamente esclamò: «Ma che sono pagine meravigliose! Qui si parla di amore, qui si parla di carità, qui si parla di perdono. Allora queste cose non sono cattive, sono buone». Decise di scappare e riuscì a raggiungere il Canada. Ecco qui fotografato, mentre indica il punto del Canada dove riuscì ad approdare per scappare dalla Russia. Voleva incontrare i credenti, voleva incontrare qualcuno che gli parlasse di Dio. Riuscì a scrivere un piccolo diario nel quale chiede perdono a Natasha. Ecco il titolo: «Perdonami, Natasha». Lo trovarono folgorato da un colpo di rivoltella nell'albergo dove alloggiava. Ma fece in tempo a scrivere queste pagine, ed è meraviglioso. Scrive alla fine: «Natasha, io ti devo ringraziare perché tu mi hai portato dalle braccia di Gesù risorto». Il primo mistero, allora, lo possiamo meditare ricordando questo giovane, questo poliziotto ateo catturato da Gesù risorto. E il primo mistero è proprio il grido festoso del mattino di Pasqua: Cristo è risorto, non solo è risorto, ma attraversa la storia ed è arrivato anche a prendere per mano Sergei Kurdakov. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero glorioso è l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza. Gesù si è nascosto, ma non ci ha abbandonato. La storia di Sergei Kurdakov ci fa capire che anche nelle strade lontane della Russia e in tutte le strade del mondo, Gesù sta cercando anime da salvare, anime da recuperare. Padre nostro. Che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero glorioso è la Pentecoste. Si compie la promessa di Gesù. Gli apostoli sono nel cenacolo, in preghiera, attorno a Maria. Lo Spirito Santo, cioè l'amore di Dio, la forza di Dio, riempie il loro cuore. Escono dal cenacolo, non hanno più paura di nulla, annunciano Gesù risorto a gente che non voleva ascoltare, ma ora gli apostoli non temono più neanche il martirio. Proviamo a chiederci, abbiamo mai noi annunciato Gesù a qualcuno? Abbiamo mai parlato di Lui a qualcuno? Abbiamo avuto il coraggio di testimoniare la fede? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero glorioso ci presenta Maria che viene assunta in cielo in anima e corpo. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare la apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato l'infezione dei peccati umani. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e noi ci uniamo a questo grazie nella nostra preghiera. Padre nostro. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Il quinto mistero glorioso è il Paradiso, dove Maria è regina degli angeli e dei santi. Santa Teresa di Lisieux, morta giovanissima, nell'ultimo periodo della sua vita disse: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile,
Pensate come queste parole sono vere per Maria. Cosa fa Maria in cielo? Fa la madre, pensa a noi, pensa ai suoi figli per aiutarci nel cammino della fede, nel cammino della fedeltà a Gesù, che lei ben conosce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo,
noi esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo amore che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per Madre noi. Della Chiesa, prega per noi. Madre della Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, Madre degna di onore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina della famiglia, Regina della pace, Regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo la preghiera a Gesù risorto. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria, per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova, già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre.
il nostro aiuto è nel nome del Signore. E che ha fatto cielo e terra. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Quando trovate qualche persona scoraggiata, dite a tutti quello che diceva Madre Teresa: il più bello deve ancora finire. La conclusione della storia non è qui, non è Venerdì Santo, non è il Sabato Santo, ma la Pasqua per tutti i buoni, per tutti coloro che aprono il cuore a Dio, e arriverà quel giorno. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.